Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio fare un video dove vi racconto di tutti i benefit che il governo coreano sta dando per le famiglie che hanno bambini e, spoiler, stanno dando veramente veramente tanti tanti soldi. Iniziamo col dire che in Corea tipo vedere bambini, vedere neonati è praticamente impossibile. Li si vedono, intravedono solamente nei centri commerciali, perché la Corea di base non è una nazione molto molto baby friendly, diciamo. Secondo me la Corea è più una nazione adatta ai giovani, diciamo dai 20 ai 50 anni. Secondo me è il posto ideale per viverci, nel periodo prima e dopo magari non tanto. E infatti non si vedono praticamente bambini in giro, ed effettivamente io il pensiero di andare in Corea, andare in giro con un neonato mi fa venire l'ansia, perché per esempio anche solo pensare al fatto che i ristoranti sono di solito molto molto stretti, a meno che non andate proprio nelle catene, quelle grandi, i ristoranti in Corea hanno tutto molto stretto, cioè è impossibile entrarci con un passeggino. Penso di non aver mai visto nessuno andare in ristorante con un passeggino in Corea, a meno che non siano nei centri commerciali. Infatti tutti i bambini si ritrovano nei centri commerciali, che sono proprio fatti per le famiglie, quindi hai anche la sala per allattare, hai il fasciatoio, tutte queste insomma cose che tornano comode quando hai un neonato. In Italia è tutto molto più alla portata di mano, ci sono bambini ovunque, in qualsiasi posto accettano i bambini. E soprattutto pensando, cavolo, ma in Corea io avrei potuto fare questa cosa con una bambina, ma anche semplicemente tipo andare al bar a prendermi a fare aperitivo, cioè in Corea no, cioè no, cioè non mi immagino proprio a fare aperitivo in Corea con un bambino assieme. Vabbè, comunque, in Corea, probabilmente già lo sapete, è il paese con la natalità più bassa al mondo. E lo so che anche in Italia si dice che la natalità è bassa, però se in Italia è l'1.4 più o meno, in Corea in alcuni mesi si è arrivato allo 0,58-59, il che vuol dire che c'è tipo mezzo bambino a famiglia. Ed è per questo che appunto, se si va avanti così, la popolazione coreana sarà destinata a estinguersi in qualche decennio. Il governo coreano ha detto: bene, abbiamo creato questo casino, abbiamo creato una società in cui è difficile vivere, nessuno vuole avere figli, dobbiamo trovare una soluzione, diamogli dei soldi. E oggi vi racconterò, in parte anche appunto per la mia esperienza personale, quali sono questi benefit che il governo vi dà. Prima di raccontarvi però di tutti i benefit e i soldi che il governo coreano vi tira dietro se volete avere dei bambini, ci tengo a ringraziare lo sponsor di questo mese, che è Surfshark, il mio VPN di fiducia che utilizzo ormai da svariati anni. Se ancora qualcuno di voi non ce l'ha o è ancora indeciso se acquistarlo o meno, di cosa si tratta? Un VPN è sostanzialmente un plugin o un'applicazione per il cellulare che vi permette di nascondere la vostra posizione online e di far finta di essere in una nazione diversa. Quindi, nonostante siate in Italia, potete dire al vostro computer o al cellulare: no, fai finta che io sia in Corea, per esempio. E voi dite: a cosa mi serve questa cosa? Vi può servire per fare svariate cose. Per esempio, ci sono svariati siti che si possono vedere solo se siete in una determinata nazione. Quindi, siete italiani all'estero, volete vedervi per esempio la Rai o la Mediaset online, non potete farlo perché non sono disponibili all'estero. Però se dite al vostro computer di far finta di essere in Italia, allora li potrete vedere. Stessa cosa se volete vedere librerie di Netflix diverse, se volete vedere Netflix Corea, Netflix America, insomma, che hanno magari titoli diversi, potete farlo utilizzando Surfshark. Non si tratta solamente di questo genere di benefit, ma vi protegge anche una volta che navigate online. Surfshark, tra l'altro, può essere utilizzato su più dispositivi contemporaneamente, su dispositivi illimitati, quindi potete tranquillamente condividerlo anche con i vostri amici. Se non l'avete ancora provato, volete provarlo, potete farlo con il link che vi lascio qui nell'info box e utilizzando il nostro codice sconto Persi in Corea. Con questo codice sconto, infatti, avrete 3 mesi gratis. Trovate comunque più informazioni qui sotto. Parliamo ora di soldi e benefit. Iniziamo da quelli che io ho già sperimentato su me stessa, e sono quelli di pre-parto. Io, come molti probabilmente sanno, sono rimasta in Corea fino al settimo mese di gravidanza, poi sono venuta in Italia, quindi diciamo i benefit pre-parto li ho avuti in Corea. Cosa succede in Corea? Una volta che scoprite di essere incinte, vi danno poi all'ospedale un certificato che dice: ok, tu sei incinta, e con questo certificato andate al ufficio comunale, l'ufficio del vostro quartiere,
in particolare se abitate a Seoul, Seoul è divisa in quartieri, dovete andare nell'ufficio del vostro quartiere e lì vi fanno tanti complimenti, vi danno prima un libretto, il libretto della mamma, tipo un libretto rosa, c'è anche in inglese e in altre lingue, tra cui non l'italiano, però in inglese c'è, e in questo libretto vi sostanzialmente guidano su tutte le cose che dovete fare durante la gravidanza, vi dicono tutti i vari test che è necessario fare, se volete potete anche appiccicarci tipo le foto delle ecografie, eccetera. E oltre a questo libretto, lì al vostro comune vi danno anche degli integratori di acido folico e ferro per circa 3 mesi. Una volta che siete quindi ufficialmente incinta e quindi avete questo certificato, potete poi andare a richiedere anche appunto dei benefit che vi spettano. Quelli che ho ricevuto io poi possono cambiare anche da città a città e da quartiere a quartiere. Comunque quelli che ho ricevuto io, e questo vale per tutti, sono 1.000.000 di won, che sono circa 700 euro, che potete utilizzare principalmente per le spese mediche. Sostanzialmente li spenderete tutti per le spese mediche. E questi non vi vengono dati in cash, ma sostanzialmente andate in banca e vi fanno questa carta di credito, carta di debito, comunque una carta che poi potete utilizzare dicendo voglio utilizzarla utilizzando i miei punti credito perché sono incinta, e con questa, utilizzando questa carta poi potete appunto pagare in determinati posti che sono convenzionati, come appunto per esempio l'ospedale. Nel mio caso non sono stati sufficienti a coprire tutte le spese, però comunque ne hanno coperto una buona parte, quindi insomma ci può stare. Poi dipende anche da famiglia a famiglia, da gravidanza a gravidanza, da quanti test dovete o non dovete fare. A me avevano dato anche, mi pare, circa 500 euro di soldi, questi qua sempre collegati a una carta di credito che io già utilizzavo, per i mezzi di trasporto. Questi li ho usati un sacco, li ho usati tutti, e funzionava sia se dovevi pagare il taxi, e io mi muovevo praticamente solo in taxi, soprattutto perché negli orari di punta si è tutti appiccicati e insomma è difficile trovare posti a sedere, quindi mi muovevo principalmente in taxi oppure in macchina. Infatti con questa carta potevo pagare anche il carburante. Passiamo adesso ai benefit che vi vengono dati una volta che partorite. Allora, c'è un a tantum, cioè una somma che vi danno una volta che partorite, sono circa 1.600 euro, 2 milioni di won, che vi vengono dati tac appena partorite, e questa cifra aumenta nel caso per esempio voi abbiate dei gemelli, arriva infatti a 5 milioni di won, 3.500 euro circa, mentre per il secondo figlio sono 3 milioni di won, quindi un po' più di 2.000 euro. Ci sono anche dei benefit per esempio per l'asilo nido, all'incirca sui 200 euro per quelli privati e 70-80 euro per quelli pubblici. E attenzione, cosa tra le più importanti, ci sono un tot di soldi che vi vengono dati mensilmente. Sono aumentati nel 2024, infatti vi danno 1.000.000 di won al mese per il primo anno di vita, per i primi 12 mesi, quindi circa 700 euro al mese garantiti, a prescindere da tutto. E poi per il successivo anno ve ne danno altri 500.000 won, 300 euro. Poi questi bonus cambiano da città a città. Per esempio nella città di Busan è stato aumentato recentemente, e per chi ha 3 o più figli, quindi dopo il terzo parto diciamo, invece di avere solamente 500.000 won di bonus, questo bonus è aumentato a 10 milioni, che sono più di 7.000 euro di bonus appunto se si hanno 3 figli o più. Ci sono news praticamente tutti i giorni di città al di fuori di Seoul in particolare che danno bonus su bonus per incentivare le persone a avere figli. Veramente escono news praticamente tutti i giorni. Qualche giorno fa mi pare di aver visto la news riguardo a Incheon, che è appunto una città vicino a Seoul, dove dicevano di voler dare dei bonus fino a 70.000 euro alle famiglie che appunto decidevano di avere figli che abitavano in quella città. Non so se sia per incrementare il fatto di avere bambini o anche per convincere le persone a spostarsi a vivere a Incheon, però comunque 70.000 euro direi che sono 70.000 euro. Un altro esempio è la lesione per esempio del ciolla, dove fino ai 7 anni vengono dati all'incirca 500 euro mensili alle famiglie, quindi per 7 anni si arriva a cifre tipo 30-40.000 euro in totale di bonus che si possono ricevere. Ora che abbiamo parlato dei bonus mensili, cerchiamo di capire come funziona invece per quanto riguarda la maternità, quindi lo stare a casa da lavoro appunto per maternità.
È cambiata la legge da poco. Prima del cambiamento della legge c'erano 3 mesi in cui veniva pagato il 100% dello stipendio, però fino a un massimo di 3 milioni di won, 2.500 euro. Quindi potevi prendere massimo 2.500 euro, a prescindere dal tuo stipendio, insomma, se avevi uno stipendio più alto non te li potevi prendere, più di quelli, per 3 mesi. È stato cambiato. E adesso sono 6 mesi sia per la madre che per il padre e sono cambiati anche i massimali che si possono ricevere. Adesso in totale il massimo che una coppia può ricevere, quindi sia padre che madre messi assieme nel caso facessero entrambi 6 mesi, è di 39 milioni di won, che sostanzialmente risulta alla fine tra una cosa e l'altra un anno di stipendio, quindi 6 mesi per il padre e 6 mesi per la madre, 30.000 euro annui. In generale si riesce ad avere uno stipendio normale, medio, per un anno intero, il che comunque non è male rispetto ai 3 mesi che c'erano prima. Altro benefit importante è che le donne che sono incinte possono ridurre il loro orario di lavoro giornaliero di 2 ore. Diciamo che tutte queste cose ovviamente le dovete prendere un po' con le pinze, nel senso che questo è quello che la legge dice, poi il fatto che venga o no implementato nella realtà, è un'altra cosa. Però, diciamo, per legge avrebbero diritto a richiedere 2 ore in meno di lavoro. Proprio la questione lavoro è probabilmente una di quelle lì più sensibili, dato che uno dei motivi per cui molte famiglie decidono di non avere figli è perché effettivamente capita molto spesso che non si abbia la certezza, soprattutto per quanto riguarda appunto le donne, di riuscire poi a mantenere il proprio posto di lavoro una volta che si è partorito, si è fatta la maternità. La Corea è una nazione in cui la competizione è altissima. Dovete immaginarvi la vita di questa ragazza coreana che fino alle superiori ha studiato tantissimo per riuscire ad arrivare in una delle migliori università, quindi ha fatto un sacco di sacrifici, è finalmente riuscita ad arrivare all'università in cui voleva andare, si è fatta il culo 4 anni per riuscire a laurearsi con un buon punto e ad aumentare il suo spec, che lo spec sarebbero tutte insomma le sue qualifiche, quindi si sarà fatta il corso di inglese, il corso di mandarino, tutti i corsi che volete per poter essere una candidata migliore, per riuscire ad entrare in una buona azienda. Finalmente è riuscita ad entrare in una buona azienda, quindi ha passato praticamente 30 anni della sua vita tutta sacrificandosi per riuscire ad entrare e avere un buon posto di lavoro per poi fare carriera. Capite che se c'è il rischio di buttare all'aria tutto il lavoro fatto in 30 anni perché poi magari una volta che rimanete incinta oppure una volta che avete un bambino è difficile mantenere il posto di lavoro o trovarne un altro, capite che tutti i soldi che vi può dare il governo in un mese non valgono questo sacrificio. Un altro dei motivi per cui molte coppie poi hanno paura, non vogliono avere figli, sempre relativo ai costi, è anche appunto il costo degli appartamenti. Il mercato immobiliare ha dei prezzi che, soprattutto dopo il Covid, durante il periodo Covid, sono veramente sfrecciati alle stelle, cioè obiettivamente hanno raggiunto un livello di ridicolaggine ridicola. Basti pensare che appartamenti di 60-70 metri quadri fuori Seoul, in posti dispersi vicino al confine con la Corea del Nord, ok? Sono arrivati a costare 1 milione di euro. Cioè, delle cifre che non hanno assolutamente senso. Soprattutto il problema non solo del costo dell'appartamento, ma anche il costo dei mutui, perché ovviamente capite che una famiglia media 1 milione di euro per comprarsi un appartamento non ce li ha. Il mutuo, i prestiti te li fanno fino al 70%, che è una cosa folle, comunque, vabbè, te lo fanno fino al 70%. Il problema è che anche gli interessi che richiedono sono altissimi. Si era arrivati al 7%, mi pare, 7% annuo su un mutuo del valore di 70%, 700.000 euro. Capite che è una follia e non riuscirete mai a ripagarlo fino a che non morirete, probabilmente lo dovranno continuare a ripagare anche i vostri figli. Quindi, per ovviare a questa cosa, il governo sta anche aiutando le famiglie che hanno appunto figli o comunque si sono sposate a avere dei tassi di interesse molto più bassi, creando dei pacchetti di prestiti appunto relativi specifici per queste famiglie. Anche qui poi cambia in base al reddito, quindi non è che valga per tutti, comunque in base al reddito, in base alla tipologia di casa che scegliete, ci sono varie insomma regole che dovete rispettare, potete avere appunto dei benefit. Passiamo ora all'ultimo dei benefit, però secondo me uno dei più interessanti. Il governo coreano quindi offre anche un servizio di babysitter.
è convenzionato dal governo, quindi comunque una tot di cifra viene pagata dalla famiglia che lo richiede, però gran parte della spesa viene poi appunto pagata dal governo. Il prezzo è di circa 3 euro all'ora, un costo irrisorio, e si possono richiedere per vari servizi. Si può richiedere quella, la babysitter, diciamo part time, per massimo di 4 ore al giorno, quella giornaliera, quindi per tutto il giorno, o anche quella notturna. Sono tutte professioniste che vengono proprio istruite dal governo facendo dei corsi per poi aiutare con l'allattamento, comunque con la crescita del bambino, soprattutto nei primi mesi di vita, quando i genitori insomma si trovano un po' spaesati, soprattutto nel caso sia appunto il primo figlio. I servizi infatti post parto, secondo me, a livello appunto di servizi, quelli che offre la Corea penso siano tra i più top proprio al mondo. Ci sono proprio dei centri in cui potete andare per il primo mese, per i primi 21 giorni a rilassarvi dopo aver partorito. In Corea tradizionalmente c'è questa cosa che la donna per 21 giorni dopo aver partorito non potrebbe uscire di casa, non potrebbe fare praticamente niente, perché appunto si deve rilassare, il suo corpo si deve riprendere nel caso tu tenga i soldini. Puoi affidarti invece a delle specie di cliniche, ospedali barra hotel, in cui praticamente venite serviti e riveriti per le settimane che pagate, e all'interno di queste cliniche potete farvi fare massaggi, siete comunque controllati dai dottori, vi fanno anche i massaggi al seno, vi insegnano ad allattare, ci sono le ostetriche, insomma sono comunque delle cliniche specializzate appunto per la cura dei neonati. Le madri di solito ci vanno per riprendersi dopo il parto, è come stare un po' in una spa hotel per due o tre settimane dopo aver partorito. Naturalmente i costi ci sono, perché immaginate voi di stare in uno spa hotel per tutto questo tempo. In genere partono comunque dai 700 euro a settimana, che non è che sia tanto, in realtà ci può stare per il tipo di servizio che danno, ci può stare, perché comunque è pensione completa, quindi colazione, pranzo, cena, tutto incluso, più vi tengono il bambino e eccetera, quindi insomma livello qualità prezzo sicuramente ottimo. Ovviamente bisogna avere i soldi per poter usufruire di questi servizi. Però anche se non ce li avete, sappiate che appunto potete richiedere l'assistenza direttamente in casa delle babysitter che vengono appunto promosse dal governo. Questi erano tutti i benefit che si possono richiedere in Corea. Noi adesso torneremo in Corea verso marzo, fine marzo, e da lì andremo a capire se possiamo usufruire anche noi di alcuni di questi benefit, dato che comunque Haru è coreana e dato che le tasse le abbiamo pagate anche in Corea. Quindi andremo un po' a capire se effettivamente li possiamo avere in parte anche noi oppure no. Comunque vi farò sicuramente degli aggiornamenti, e una volta che li sperimenterò anche su me stessa vi potrò dare informazioni più concrete. E niente, spero che questo video sia stato interessante. Se avete qualsiasi domanda scrivete pure qui sotto. Se voi invece avete avuto un'esperienza diretta riguardo appunto questi benefit, mi piacerebbe sentirla, quindi vi aspetto qui nei commenti. Spero di aver detto tutto nel modo corretto, però appunto se qualcuno di voi lo sta sperimentando in prima persona sicuramente può dare un punto di vista più preciso, quindi vi aspetto qui sotto. E noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!